Buongiorno, sono turista da Russia, mi chiamo Nastia. Buongiorno, mi chiamo Ornella, sono la guida, adesso noi siamo a Savonna. Savonna è la più grande città di Liguria nell'ovest da Genova. La fortezza maestosa Preamar, costruita dai genovesi nel litorio del XVI secolo, sopra la città e la costa di Liguria è visibile praticamente di qualsiasi punto della città. Inizialmente era un edificio religioso, doveva essere un tempio solo in secondo momento, è diventato un edificio militare. Vero, che interessante. Il più magnifico è la Cappella Sistina, in stile di rococò ordinata del padre. Ancora uno posto di segno è una cappella di Signor della Misericordia Nostra, in stile barocco del periodo della sua fioritura. Che bella. In interni affreschi di soffitto, sorprendenti di padroni eminenti, cuori scolpiti di legno, è stato aggrazzato di santi. Bellissimo. Ciao. Ciao. Buongiorno, sono turista da Russia, mi chiamo Alena. Buongiorno, sono la guida, mi chiamo Francesca. E adesso io voglio raccontare a Imperia. Imperia è il capoluogo dell'omonima provincia nella regione italiana della Liguria. San Maurizio Cattedrale è del XVIII secolo e il più grande in Liguria. La costruzione che fu edificata in stile neoclassico su progetto di Gaetano Кантони. La facciata è una triavolta colonna. Oh, che bella colonna. Affiancato da due campanili gemelli. Lo stile dei tre ordini di colonne della facciata è dorico, ionico e carinzio. Fantastico. La collegiata di San Giovanni Battista e il Duomo di Anelli fu costruita su progetto dell'architetto Anelliese Gaetano Amaretti. La costruzione è in stile tardo barocco genovese. Il Duomo è elegantemente completato da un alto campanile nello stesso stile. Il sargato ha una tipica decorazione ligure, con spirali geometriche realizzate con ciotole marini bianchi e neri. Bellissimo. Grazie. Ciao. Ciao, che belle grotte! Nelle grotte del Basso Rosso ci sono stati i primi sedimenti umani con graffiti sulle pareti e sculture megalitiche. Fantastico. Ciao. 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 Ciao, io sono Katia, sono turista da Russia. Buongiorno, mi chiamo Riccardo, sono guida e adesso noi siamo da San Fruttuoso. Abbazia di San Fruttuoso di Camogli e le tombe dei Doni fu edificata tra il X e l'XI secolo, su cui ristorata da Andrea Doria. L'architettura dell'abbazia è di stile romanico e si alterna marmo bianco e pietra grigia. Fantastico! Dobbiamo ricordare come ultimo esempio di architettura ligure la figura di Renzo Piano. È un tipo di architettura urbanista la globale. Il porto antico di Genova è stato realizzato secondo un suo progetto. Perfetto! Ciao! Ciao! Buonasera, noi siamo turisti da Russia. Buonasera, adesso stiamo a Genova. Mi chiamo Beatrice e sono la guida. Nel Medioevo si discusse d'arte romanica. Un bel esempio di questa architettura è la chiesa di San Donato e di Santo Stefano a Genova. Che bello. Oh, perfetto! La città nel 1156 per difendersi dal Barbarossa fu tutta cinta di muro. Possiamo osservare l'arco di Porto Soprano come testimonianza di ciò. Che bello! Per ciò che riguarda il gotico e romano del XIII secolo, la facciata della cattedrale di San Lorenzo. Mi piace molto. Esempi di architettura ligure sono il Banco di San Giorgio, San Matteo e la Casa del Doria. A San Fruttuoso di Camogli. I Liguri interpretarono il gotico in modo particolare mantenendo la sobrietà romanica. Il Rinascimento tra il 1550 e il 1558 Genova cambia totalmente aspetto, fu costruita la strada nuova chiamata poi Via Garibaldi, dove si costruirono bellissimi palazzi. L'architetto Carlo Fontana crea terrazze e giardini pensili del Palazzo Reale. Oh, perfetto! Da citare sempre a Genova il complesso del Palazzo dei Rolli in via Garibaldi, patrimonio dell'UNESCO. Che bellissimi palazzi! Ciao, grazie! Grazie per la vostra attenzione!